concerto per voci bianche, mezzosoprano e pianoforte, in omaggio a Giovanni Paisiello, a 200 anni dalla morte, si è svolto la scorsa domenica a Popoli nei locali del MUSP, dell'Istituto Omnicomprensivo, in occasione della Settimana Nazionale della Musica. L'evento ha coinvolto gli alunni delle classi quinte dell'Istituto in un percorso storico-musicale attraverso le arie napoletane d'autore, successi mondiali legati ad eventi e fatti storici della nostra nazione a partire dal 1836. Al pianoforte Emanuela Rulli, voce solista Bianca d'Amore, a dirigere il coro Angelo Tauro. Emanuela Rulli non solo ha suonato il pianoforte, ma ha organizzato anche, ha partecipato all'organizzazione. E dobbiamo proprio a lei questa giornata. Avete scelto un menu musicale particolare, con delle canzoni napoletane pure messe in mezzo. Perché questa scelta? Perché abbiamo collegato al grande Giovanni Paisiello le grandi melodie d'autore napoletane, perché questi canti sono la continuità delle arie d'opera. Quindi le arie classiche napoletane non sono altro che la continuità di quello che già avveniva nelle grandi opere del Settecento. Inoltre ogni canto è legato ad un evento storico molto importante, per cui i bambini hanno fatto un percorso storico-musicale. Come hanno risposto i bambini a questo tipo di musica? Noi naturalmente in classe con la professoressa Emanuela Rulli abbiamo faticato un po', perché intanto è in lingua napoletana, per cui adesso la lingua, il napoletano è davvero considerato proprio una lingua per le varie assonanze. E la pronuncia differente in maniera consistente rispetto all'italiano, per cui effettivamente sono stati bravissimi e sono stati preparati in poco tempo, perché ovviamente le ore a disposizione erano solamente 12 per classe. Quindi io sono davvero contentissima dei miei alunni. Il senso profondo di questa manifestazione sta nella volontà da parte del nostro istituto di dare la possibilità ai ragazzi di approfondire degli studi che non sono curriculari, ma che il Ministero appunto ci chiede di istituire, nella misura in cui riusciamo a fare un orientamento così per il futuro dei ragazzi. Quindi giornate che riescono a dare lustro alla scuola.